Ciao allora ragazzi, qui e benvenuti in un nuovo episodio del Let's Play Siamo all'episodio 239 E prima di cominciare questo episodio Voglio, come al solito, lasciarvi la sfida di oggi Leggervi il commento del giorno E darvi un paio di informazioni Allora, prima cosa, la sfida di oggi è 115 mi piace e 40 commenti Vi ricordo che se la superiamo Da parte dei commenti eh, Ci sarà il doppio commento del giorno eh, Appunto nel prossimo episodio E se invece la superiamo da entrambe le parti, sia commenti sia mi piace eh, Il prossimo episodio avrà una durata maggiore Per premiarvi eh, Per quello è una sfida, perché appunto c'è un Piccolo premio, uh, comunque, prima di passare al commento del giorno, voglio ricordarvi che uh, nel prossimo episodio ci sarà un segreto perché è l'episodio 240. In più, vorrei provare a fare qualche cosa speciale, ma ve ne parlo dopo eh, per ora lasciamo stare eh, perché appunto come sapete io ogni 10 episodi provo a fare qualcosa di speciale, eccetera eccetera, e provo a inserire cose diverse eh, in quegli episodi lì perché sono tipo per celebrare altri 10 episodi dall'ultimo o eh, appunto eccetera eccetera eccetera, una cosa del genere giusto per celebrare. Eh, comunque eh, passiamo al commento del giorno di oggi che è di Lorenzo Stella. Questa cosa è stata detta da anche più persone, ma lui era il primo, diciamo, in ordine cronologico e quello che mi dice lui è di caricare il File della mia mappa su uh, Mediafire perché Mega, uh, che è il sito che utilizzo, che sarebbe la nuova versione di Mega Upload per chi è indietro coi tempi, o è stato in coma per qualche anno e non lo sapeva, um, perché appunto Mega dà problemi a scaricarlo. Allora, questo non lo sapevo, sinceramente, uh, non ho, diciamo, veramente notato molti uh, problemi. Perché a me funziona, uh, a due amici miei uh, a cui ho chiesto di provare a scaricarla funzionava, quindi non sapevo che c'era questo problema e uh, probabilmente non l'avevo notato perché non Molte persone me l'hanno detto. Ma nello scorso episodio me l'avete detto in più persone quindi l'ho notato e eh, provvederò. La caricherò su Mega. Quindi la prossima, quella che eh, sarà del prossimo episodio, la caricherò su Mega. E, eh, no, su, su Mediafire, non più su Mega. Anche se non so se ce la farò a caricarla tutta in una parte perché è tantissimo che non lo uso e non so se posso caricare un file così pesante. Eh, comunque questo è tutto quello che volevo dirvi prima di iniziare l'episodio e ora iniziamo. Ok, allora prima di iniziare questo episodio, voglio lasciarvi la domanda del giorno di oggi. Che Um, riguarda proprio il prossimo episodio, come sapete io ogni 10 episodi come vi ho appena detto provo a, um, a fare cose speciali come vi ho detto nel prossimo episodio ci sarà della pixel art, non so quanto tempo ci richiederà o quanto tempo uh, ci spenderemo sopra le pixel art però uh, quello che voglio chiedervi è di darmi sia idee per pixel art varie o per cose varie che potrei andare a fare o per qualche sfida o qualche cosa che vi piacerebbe vedere uh, appunto in questo episodio speciale che andremo a fare, quindi che che sia eh, un combattimento o che sia trovare una certa cosa o che sia eh, craftare un certo numero di cose, eccetera eccetera, non mi interessa cosa. Voglio giusto idee così che possiamo fare più cose divertenti, più cose eh, possibili in un unico episodio, così eh, appunto da, da fare qualcosa di diverso e da fare qualcosa per celebrare l'episodio 240. Quindi se avete una qualsiasi idea, lasciatemela scritta nei eh, commenti così che eh, magari la scelgo e vi nomino nel prossimo episodio. Ok, allora, la prima cosa che voglio andare a fare oggi è iniziare a lavorare a un nuovo progetto che ho in mente da un po' di episodi e ora che ho una nuova pickaxe eh, pronta e pulita per essere utilizzata, voglio finalmente iniziarlo. Allora, l'idea sarebbe quella di andare a testare e vedere qual è eh, il ratio di spawning dei eh, pigmen nel nether e se possiamo controllarlo in qualche modo. Eh, allora, so che suona molto molto complicato, eh, così a sentirlo dire a voce, però in realtà è molto... Molto più semplice di quello che sembra eh, quello che in poche parole andremo a fare per rendervi il tutto più semplice sarà eh, creare un, un, una buona parte diciamo spianata qua di area adesso dovrò contare ma non importa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 eh, e questa sarà la grandezza dell'enorme eh, piano che andremo a fare uh, e dentro questo piano andremo a uh diciamo lasciare tutti questi blocchi dove i nostri eh, pigmen potranno andare a spawnare, invece su eh, l'esterno e su tutta la parte esterna andremo a mettere questi nostri slab che impediranno ai mob di eh, spawnare e eh, impediranno in generale ai eh, nostri pigmen di spawnare. Quindi quello che andremo a fare sarà appunto creare questo enorme eh, spazio, possiamo chiamarlo così, per andare a, a massimizzare lo spawning dei pigmen. Perché voglio fare questa cosa? Perché nella prossima versione di Minecraft, ci sono dei piccoli cambiamenti al uh, pathway al, uh, al routing, come diamo lo volete chiamare, uh, appunto questo meccanismo che permette ai, eh, ai, ai pigmen di muoversi in giro. Eh, allora, fatemi vedere Z125 più 30, 155 più 275, no, eh, 157, ok? Eh, quindi quello che noi vogliamo fare è provare a utilizzare questo nostro nuovo sistema per riuscire in qualche modo a, ehm, diciamo, riuscire a eh, sponarne il massimo numero e poi raggrupparle tutte in un punto per poi... Essere uccisi un, un po' come una farm di uh, gold che abbiamo a casa, però uh, diciamo nel nether è fatta in modo diverso. Quindi sarà una cosa piuttosto complicata. Eh, se vi state chiedendo perché sto usando proprio la sandstone, perché? Eh, ne è un bel po' è semplice da prendere e la nostra eh, diamond shovel si può riparare senza problemi. Eh, quindi, giusto per farvi capire il motivo, eh, comunque io adesso andrò a collegare qua tutte e due le parti. Sarà una cosa un po' lunga perché dovrò andare a rompere il tutto, e poi dovrò andare a piazzare almeno in un rato di, che ne so, 5-10 blocchi tutti questi nostri slab eh, per massimizzare al massimo. I nostri uh, spawning. Un'altra cosa che vorrei provare a fare è anche uh, mettere su un sistema, magari in redstone o qualcosa anche fatto a mano, perché alla fine non... sarebbe un po' uno spreco usare la redstone per questo testing. Um, per accendere e spegnere delle luci, perché? Perché voglio vedere se con le luci accese o con le luci spente, appunto, voglio creare delle variabili per uh, vedere se uh, lo spawning dei pigmen è cambiato da qualcosa. Si sì, potrei utilizzare una wiki, o so che magari ci sono già video sul, eh, su questa cosa ma io voglio provarle di prima persona perché sennò dov'è il divertimento e dov'è eh, la bellezza di scoprire nuove cose sul gioco quindi eh, appunto sarà un progetto piuttosto lungo però voglio sapere cosa ne pensate e voglio sapere se voi avete qualche consiglio per eh, testare queste cose o se voi avete qualche eh, idea per creare altre variabili che potrebbero andare a influenzarlo come che ne so eh, io ho detto il livello di luce ma potrebbe essere il tipo di blocco potrebbe essere eh, la distanza che ne so che c'è fra eh, il bordo esterno e quello interno. Non so di cosa sto parlando, ma eh, giusto per fare degli esempi così a caso, eh, però appunto eh, non so, volevo spiegarvi un po' cos'era questo progetto e volevo farvi vedere un po' come lo andavamo a fare. Eh, in più ho scelto questa parte del nether, perché diciamo è quella meno utilizzata, anche se non l'abbiamo proprio utilizzato veramente molto. Eh, però, appunto eh, diciamo che qua neanche si nota che c'è questa cosa, o più o meno non lo andremo a notare. E um, appunto uh, no, non penso che mai lo riutilizzeremo. Questo posto quindi non è un problema e lo possiamo fare senza problemi. Oh mio Dio, me ne mancano veramente tre! Sono così sfigato. Um, comunque sì, uh, questo è il progetto. Ditemi cosa ne pensate e ora passiamo ad altro. Ok, allora, voglio lavorare a una piccola nuova cosa per il nostro sistema con le rail e che ci porterà in giro. Allora, prima cosa voglio iniziare qua a farvi capire eh, facendo da quello centrale perché è quello con cui è più semplice lavorare. Eh, quello che vorrei provare a fare è avere un blocco qua di respiro, quindi qua non ci sarà nulla, eh, però poi avremo il nostro eh, il nostro rail così tipo inclinato e qua eh, vorrei mettere uno di questi nostri dispenser, perché un dispenser perché quando noi mettiamo un Minecart, che ora non ho e dovrei andare a prendere. Anzi, corriamo un attimo perché so che ce l'ho nella cesta sopra. Uh, in poche parole, quando noi mettiamo un minecart dentro il nostro uh, dispenser e lo attiviamo, a quanto ricordo, se uh, diciamo, nella posizione giusta dovrebbe uh, dropparci il minecart direttamente sulla rail. E non uh, diciamo come un item stesso. Quindi invece di Piazzare o di far eh, tipo droppare così un item lo piazza veramente come se fosse eh, un player che clicca con il nostro Minecraft sulla rail stessa. Quindi voglio vedere se questa cosa è vera o se è una cosa che mi ricordo da qualche altro gioco o eh, se magari è stata pecciata come cosa. Quindi voglio mettere questo qui dentro e vediamo se ora eh, se io faccio così. Però devo risettare così. Vediamo se io attivo il nostro dispenser, se eh, funziona veramente. E no, funziona quindi potete vedere che eh, viene piazzato. E parte subito quindi l'idea sarebbe quella di avere qua eh, direttamente poi il nostro sistema per andare e per continuare ad andare avanti qua l'unico problema è che mi ero dimenticato di avere la redstone ma la eh, chiuderemo dopo quando dobbiamo passarci eh, e l'idea sarebbe quella di poi qua alla fine quando arriviamo di avere un activator rail ehm, che quando appunto eh, noi arriviamo qua ehm, se non lo sapete ancora, nella nuova versione di Minecraft, le Activator Rail eh, fanno praticamente lo stesso effetto di come se noi premessimo Shift, quindi ci fanno praticamente scendere dal Minecraft stesso. Eh, appunto, l'idea sarebbe quella di avere questa nostra eh, Activator Rail che sia qua, sia alla fine dell'altra parte. Quindi, diciamo che per ora la fine è tipo qui: eh, quando arriviamo in questo punto, qua viene disattivata, eh, o anzi, viene attivata, e ci fa scendere dal Minecraft in automatico. Mi dispiace un po' che non abbiano fatto anche il contrario qualcosa che tipo ci fa salire direttamente in automatico sul minecart senza dover cliccare, perché sarebbe stata praticamente una cosa perfetta, però in poche parole questo è quello che andremo a fare, volevo giusto spiegarmi un po' l'idea e eh, farvi capire perché eh, il nostro dispenser e per quale motivo eh, voglio avere tre tipi diversi di rail in linea, forse quattro perché eh, forse andremo anche a utilizzare quella che vede il segnale quando passa sopra un minecart per proprio attivare e disattivare eh, la nostra activator rail, ma per ora ehm, lo siamo mostrare ci lavorerò piano piano e vi farò vedere ogni update Ok, allora, giusto un piccolo update su questo nostro museo della Redstone Allora, mi avete aiutato voi a decidere E eh, alla fine ho deciso che il vetro lo andremo a fare alla parte interna Quindi il eh, design che avevamo fatto qua sulla, eh, sulla sinistra Oh, non so neanche riconoscere destra e sinistra più Oh mio Dio uh, Comunque, <ride> appunto sì, andremo a fare quello sulla sinistra uh, Perché avete detto che sembra un po' meglio, sembra un po' più carino, sembra un po' più pulito Perché, uh, appunto, è in linea con le nostre mura e praticamente non si vede poi quella cosa cosa dei eh, blocchi che tipo lo fanno collegare fra una parte e l'altra era piuttosto interessante penso che lo andremo a fare eh, l'unico problema è che si vede un po tipo il lato del nostro, delle cose, del nostro meccanismo eccetera eccetera cosa che non è un problema però dà un po' fastidio e non è una cosa così estrema però appunto avrei preferito che non si vedesse ma non importa perché alla fine eh, se non vi ricordate o se non l'avete visto che l'ho fatto il pavimento qua l'abbiamo fatto apposta in vetro per mostrare sotto eh, l'intero circuito per far vedere che eh, in realtà sia nel museo della Redstone dove stiamo mostrando le cose in Redstone c'è un vero e proprio sistema eh, comunque per il trasporto dell'energia da sotto a sopra per le altre luci ho deciso che lo andremo a lasciare proprio così. Ora l'unica cosa che devo fare è riuscire a trovare un modo per inserire un bottone in un modo non troppo ambiguo in questo punto più o meno penso. Proprio questo punto qua, eh, però non ne sono sicuro, sì, perché ho rotto la redstone proprio al primo colpo. Eh, quindi sarà un po' difficile perché è veramente una posizione strana perché è verso l'alto e dovrei trovare un modo per mettere un bottone. O forse metterò una leva perché è più semplice. Sì, mi sa che utilizzerò una leva, eh, però per ora eh, volevo giusto darvi questo piccolo update e ora possiamo tornare ad altro. Ok, allora voglio darvi un piccolo update sul nostro villaggio, molto piccolo non è, devo, devo ammetterlo, che non è veramente così piccolo, però. Uh, è un update piuttosto interessante perché ho fatto un bel po' di roba. In più mi sono appena accorto che dovrei mettere un po' a posto qua le nostre ceste, ma per ora non mi interessa, metto giù giusto tutta la terra che avevo con me. Uh, allora, quello che ho fatto se ora riusciamo a salire sulla nostra torre per farvelo vedere un po' meglio: è stato lavorare un po' al terraforming di almeno metà parte o della prima metà uh, di questa nostra zona. Quindi vediamo se riesco ad arrivare fin qui sopra, perfetto. Potete vedere che sembra molto 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 brutto. Ora al momento, eh, perché appunto non c'è. Tutta la grassa Però potete vedere che c'è questa specie di curva Molto molto leggera Non, non si nota praticamente eh, Dove eh, appunto ho fatto questo nostro eh, terreno Questa non è la versione finale eh, Non sono neanche vicino alla versione finale Potete vedere che qua mi sono giusto segnato Dov'è che inizia eh, il pavimento vero E dov'è che ci dobbiamo fermare eh, Però potete vedere che sta venendo Abbastanza bene Devo, devo metterlo eh, Pensavo venisse peggio Però voglio farci eh, qui e là delle collinette Perché potete vedere che qua abbiamo tutta questa nostra zona eh, che è completamente vuota, poi ovviamente che ne so, probabilmente eh, puf, non so sinceramente come sarà, perché devo ancora finire l'ellisse. perché non ho veramente avuto tempo per farlo, ma non importa e ho detto veramente almeno 16 volte negli ultimi 5 minuti, ma non importa eh, e ho appena detto oh mio dio, basta, devo. mi, mi ripeto troppo eh, mu muoro vuoi eh, che muoro? Eh, comunque, sì, oltre alle mie distrazioni stupide qua, sarà tipo così uno, uno, puf, sto facendo a caso, sinceramente, 1-2 eh, vediamo, vediamo adesso vediamo se riesco a replicarlo. Eh, contiamo quanti blocchi ho saltato? Da qua ho saltato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, 10, 11, 12, quindi così e vediamo se lo riesco a replicare 1, 2, 2, 1, 2 e. No, ho sbagliato qualcosa? Uh, vediamo, aspetta, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1 così? Uh, sì, penso di sì, sì ci siamo riusciti. Uh, quindi possiamo dire che la curva sarà una cosa del genere. Ora è completamente fatta a caso e senza uno schema vero e proprio, però, potete vedere che non taglia molto. E l'idea sarebbe quella di fare delle collinette o fare qualcosa per riempire questi spazi. Probabilmente eh, case o cose del genere, perché sarebbe brutto vederle eh, appunto così tutte. Eh, t -t -t Tutto appunto vuoto, senza una vera e propria cosa lì dentro. Quindi, se avete una qualsiasi idea come filler, eh, ditemela pure. In più, un'altra cosa che voglio farvi notare è che qua dovrò fare un po' di reshaping: eh, cioè dovrò andare a rifare la forma della montagna. Perché avere questo buco enorme qui sotto, questo dislivello qua, e poi questo. Piano dritto qui eh, è piuttosto strana come cosa e non è veramente bella. Ma fortunatamente ho un sacco di terra, eh, quindi quella sicuramente non sarà un problema da utilizzare. E eh, la potremo andare a utilizzare in più. Sono fortunato perché qua ho notato che questa parte qui, tutta questa qua, eh, mi ha portato un sacco di terra perché ho dovuto scavare invece che aggiungere. Invece, tutta questa parte qui eh, Qui sopra era piena di buchi. Ho dovuto più che, ehm, appunto, eh, più, più che eh, aggiungere più che togliere terra, ho dovuto rinforzare. Aggiungerla per renderla piana, in più, qua sto come vi ho appena detto iniziando a lavorare a a questa nostra parte qua per collegare il tutto per iniziare a fare l'intero piano eh, che andrà a comporre il nostro pavimento, se possiamo chiamarlo così, eh, del nostro villaggio, quindi sta venendo piuttosto bene, l'unico problema è che richiederà un bel po' di tempo e non so quando lo andremo a finire. Quindi eh, vi chiedo di avere pazienza: perché molte persone mi hanno detto eh, appunto, dov'è? Perché non continui il villaggio? Perché non ci fai vedere nulla? Eh, e molte persone mi hanno detto di fare anche all'interno della nostra ehm, della nostra fontana un una specie di supporto per, eh, appunto, che, che sembra che si, che si intreccia con l'acqua, possiamo dire così, eh, o qualcosa del genere che potrebbe essere piuttosto carino eh, comunque, grazie per le idee che mi avete dato, mi, mi sono state date anche un paio di idee per case e cose varie che trovavo piuttosto interessanti e vi chiedo di continuare a darmele perché sono comunque interessato a sapere cosa vi piacerebbe vedere in questo nostro villaggio e cosa secondo voi eh, potremmo andare ad aggiungere, eh, comunque questo è quello che volevo fare vedere, che volevo fare con oggi eh, con voi oggi in questo nostro villaggio e ora possiamo passare a fare dell'altro Ok, allora voglio darvi un piccolo update su questo nostro uh, piccolo posto degli ocelot Potete vedere che con me ho un po' di jack o lantern perché quello che voglio fare è scavare nei punti dove uh, mi ero segnato uh, l'altra volta, uh, lo scorso, no, forse l'episodio prima, non, non me lo ricordo sinceramente, e voglio rimpiazzarli tutti con le jack o lantern perché? perché ci serve la luce. Uh, non volevo utilizzare le torce perché erano piuttosto bruttine e occupavano uh, diciamo uh, non un blocco intero e queste qua invece vanno a occupare l'intero blocco. E allo stesso tempo fanno un bel po' di luce perché hanno lo stesso livello di luce delle torce a quanto ricordo. Eh, almeno che visto che le abbiamo messe un blocco più in basso, forse ne hanno un po' minore, ma non ne sono sicuro. Potrebbe essere una teoria, dovrei andare a testarla in un altro mondo, ma non ho voglia di farlo ora. Eh, perché appunto dovrei stare a uscire dal, dal, dal mondo, dove... sarebbe una noia. Eh, però appunto ci vediamo di quanta luce fanno così perché alla fine sono un bel po'. Quindi eh, suppongo che sia abbastanza luce in più, potete. Vedete che ora sta venendo notte, quindi eh, penso che riusciranno a illuminare il tutto. O almeno spero perché sennò dovrò metterne dell'extra in giro. Ma comunque non è un problema perché eh, alla fine non è che costano così tanto da fare. Però eh, volevo giusto far vedere che le sto mettendo e che sto portando avanti il progetto perché un paio di persone mi hanno chiesto se l'ho abbandonato eh, oppure se lo sto continuando. Perché eh, forse penso sia un paio di episodi che non lo faccio, forse è giusto un episodio e si sono magari preoccupati o qualcosa del genere. Ok, allora avrei voluto farvi vedere una resource pack anche oggi, però non abbiamo abbastanza tempo. Quindi voglio, voglio giusto darvi un piccolo update sul eh, nuovo update di Minecraft. Eh, perché è stato detto più o meno quando uscirà? Ehm, dovrebbe uscire. Oh! Questa settimana eh, voi state guardando probabilmente questo video se lo state guardando quando è uscito di domenica, eh, quindi uscirà o questa settimana o la prossima, quindi la prima settimana di aprile. Spero questa settimana qua perché vorrei fare una piccola coverage di tutte le novità e vorrei eh, riuscire a dividermela almeno prima del eh, prossimo weekend, perché se questo video esce di domenica, se la eh, nuova versione esce in settimana vorrei provare nel prossimo weekend a registrare e fare un po' una coverage completa. Eh, di tutto quello che andrò a fare e eh, di tutto quello che è stato inserito nella nuova patch uh, quindi state tranquilli uh, arriverà anche quella, me l'hanno chiesto molte persone, quando arriverà uh, Dov'è è finita eh, e bla 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 quindi eccovi qua un po' una news uh, comunque io spero che questo episodio vi sia piaciuto perché siamo già oltre ai uh, 20 minuti uh, perché uh, ho sprecato tempo a parlare sul villaggio e volevo farvi vedere una resource pack che ho trovato però non c'è più tempo <ride> piango Uh, comunque, mi dispiace di nuovo, ma per questo episodio è tutto. Io vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e fare tutte le cose che dicono ogni santo e singolo episodio. Vi ricordo di rispondermi alla domanda del giorno e di lasciare mi piace e commentare se volete aiutarmi con la sfida del giorno e se volete avere la vostra chance di essere il commento del giorno del prossimo episodio. E nulla, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Con questo saluto, bella raga, qui Danifra.